Allora, San Benedetto è nato da una famiglia ricca e è stato, dopo essere un monaco, nel 480 è nato, nel 529 fondò un monastero a Montecassino nel sud del Lazio e fece la regola. Secondo la regola, l'abate è incaricato per finché non esce da o muore, cioè per sempre, insomma. Per questo vengono chiamate abazie. L'abate viene eletto da monaci stessi e per la vita, vedi. E San Benedetto raccomandava ai monaci di obbedire all'abate. L'abate però doveva comportarsi bene, come se fossero i suoi figli. Soprattutto doveva affidare i vari incarichi per le capacità dei monaci. E il monaco era vestito molto semplicemente, con una tunica, sopratunica, con il cappuccio. E aveva delle scarpe molto semplici, erano sandali, e si può vedere qua, si può vedere. Questo qua sono praticamente gli orari del monaco. E basta.